questo c'è. Ma quanto girare? Ha piato un cono? Oppio da mamma. Oppio da mamma. Giacomino Fusto, slalom di Torano, allora com'è andata? Quello che puoi vedere. Finalmente ci siamo tolti tutti, sono salite delle scarpe e chi parlava assai, perché abbiamo sentito tante chiacchiere quest'anno. Si sono tolti anche loro tutti i dubbi che c'erano da togliere.
Sono contento di come è andato quest'anno. È stato un anno durissimo. Tanto tu e Salvatore ci siamo andati i cotti di crude. Però per fortuna il campionato di classe l'ho vinto. Sono arrivato terzo nel challenge Calabria. E mo ci andiamo a giocare la Coppa Italia a Fasano, che si può dire che è nostra, però ancora sembra che non buttarci avanti. Del resto è stata una bella gara, combattuta. E voglio sempre ringraziare per come è andata la macchina, l'anno, sempre mio fratello per primo, Domenico. E ora ci tocca rimontare la macchina. Secondariamente voglio ringraziare Luca Miceli, che mi ha aiutato a imparare le strade. E poi, guarda, senti il giro che puoi inquadrare, senza dire niente, uno è là. Un'altra bravo Giacomino! E gli amici, sempre presenti. Che ti fa sempre per me, e ci credo. Salvatore, mio fratello Ferdi, tutti quelli che mi stanno vicino. Mamma e papà che quando possono vengono. Guarda là, che sta arrivando. L'altra, ne manca uno, Pasquale! È stato sicuramente un anno magnifico e soprattutto grazie a loro. Lo siamo sempre insieme. Siamo come fratelli. Quindi. Che buono, se potevo evitare sta cosa. Fa parte del gioco. Fa parte del gioco. Però sono contento che è successo, così la gente che parlava assai si è cacciato qualsiasi dubbio. Prossimo anno si accende. Per questa gara, terzo classificato Roberto Uccellino. Uccello. Robertino Uccello. Secondo classificato Giacomo Fusco. Giacomo Fusco, Roberto Celi, portate anche Antonio Totolipari, primo classificato RS 1150, dopo una battaglia 3 impressionante, questo è il podio, veramente mi vedete felici per la RS 1150, grazie. Passiamo.